girano a casa. Me lo vedo già sui giornali. Allora, stampa già, no? Ci sono già i giornali in giro, giusto? Sì, sì. Me la vedo già la testata Davide contro Golia. È venuto Davide. No, insomma. Ma attacco. Non è esattamente così. Comunque stanno scendendo giù dal nord Italia. Non siamo i Davide, loro sono i Golia. No. C'è un'abilità qua. Se allarghi la mappa, siamo più noi. Allora, Golia contro Davide, vince Golia. Come da pronostico. Wipeout con questo risultato. Antifervore? Oppure ingaggio navale? Non lo so, vedete voi. Ingaggio navale facciamo? L'altro che avevano detto qual era? Questo qua, detto... antifervore. Antifervore? Sì, ma la rivoluzione è finita però. Allora faremo questa, dipendenza delle ali. Ma fallo lo stesso antifervore, semmai che un giorno le colonie dicono ma sai che non è che ci va così tanto bene essere colonizzati? Vabbè, ma allora dobbiamo fare dipendenza delle ali, perché l'antifervore Dipendenza delle ali è sul continente, le colonie non valgono. E quindi l'antifervore cos'è? L'antifervore ci abbassa il desiderio di libertà. Allora facciamo questo, va bene. Applichiamo il veto di Alkir. E torniamo in Italia. Ma si caghi addosso. Sono in Italia, mi lasci un... Prenda lei, scelga il suo che vuole. La madonna. Vabbè, io questo mi conquisto un attimo queste zone qua. Da 100. Ah, 42% è buono. Molto bene. Sì, chiuderebbero la guerra adesso liberando l'Ungheria, dandoci 3.800 monete e conquistando noi Gorizia, Istria, Fiume e Lai. Io più che conquista io farei... È un budget. Almeno il doppio. Conquista farei... E soldi farei... Come si chiama? Liberare altre... Sì. Ma io gli vorrei imporre tipo un debito. Tanto i soldi ce li abbiamo, non riusciranno mai a pagare. Il problema reale è che hanno delle percentuali veramente alte di liberazione, quindi cioè potremmo liberare, cioè la Slesia ad esempio che è enorme, prende il 57% dei punti. Mamma mia. Ah, c'è da prendere le dica, sennò qua si riprendono i territori. C'è da prendere? Lika. Ah, ok. E se noi conquistassimo Lika, scenderebbe anche la percentuale che stiamo utilizzando per conquistare per la cosa di pace, perché non è conquistata. Esatto, vale un 10%. E comunque la capitale è vicina, Ratisbona. Sì. Quindi possiamo anche puntare lì e basta. Potremmo liberare Nitra, che Brno... Sai che dobbiamo andare a liberare la Grecia e far fuori questi 38.000 che stanno lì. Questi maledetti occupanti. Aspetta, scendo io con queste, dai. Signor Flack, è tu. Tempo. Ok. Allora, scusa, la riprendi. Capitale... Scusa, gli ho toccati. Ratisbona dov'è che è? Ratisbona è sopra, visto? Boh. Sì. Le navi da trasporto dove cazzo sta? Pappate verdi. Ma no, è 111. Signor Verni, mi sposti un attimo questi 104 Golfo di Venezia, un attimo? Lo so, signor Tiago, i nostri vassalli non so, stanno qua a cazzeggiare, stanno in guerra ma non ci vengono, non vengono. Gli ho detto di essere da supporto, evitando così con sono lì che applaudono, bravi, bravo Mediterraneo. E ci leggono sui giornali. A nuova guastalla. Mandagli un istituto diplomatico. Adesso gli dico di assediare, vediamo se fanno qualcosa. Se siedono da soli piuttosto che muoversi da lì. Esatto. Secondo me non c'hanno le... Beh, no, sì, ce l'hanno i galeoni dello sbarco. Non capisco. Non ci vengono. No, pigri.
Allora, Nuova Trinacria, dico aggressivo, vai. Ah, ma anche loro sono in un paradiso caraibico, secondo te vengono, si rompono il culo a venire qua? Come piove e quant'altro? E no, no, ci rimarrei lì, su loro. Sotto l'ombrellone. A bere cocktail dai cocchi. Cocchi. Figurati, chi glielo fa fare? Quanto è grossa la Baviera, mamma mia. Signor Flack, spenga per cortesia i suoni delle costruzioni, se può. Perché? Che è successo? Perché adesso comincio a costruire come un matto e vado avanti per un po', quindi non vorrei rompere il parole. La verità è che vuole farlo senza che noi lo sappiamo. Esatto. No, lo voglio fare senza che voi vi rompete i maroni per il suono. Fa rumore col martello quando batte. Come siamo messi a tecnologia militare? Dai, spendiamo 50 e facciamo bombardare le navi di vernici, di vernizi, cannoneggiamento per avere una breccia, vai. Oh, guarda che belle le navi di vernici, hanno cannoneggiato l'ICA. Mamma mia, che crimini di guerra. L'ordine dell'ammiraglio è stato cannoneggiare la città. In quest'epoca storica esisteva già la crimine di guerra? Cannoneggi Sparta, per favore, siamo venuti. Cioè Arta, quale Sparta? Arta. Attila, lei che è l'esperto storico, esisteva già... chi ha chiamato? Lotaringia? Lotaringia ci chiama in guerra contro sempre sto poveraccio di Majapit e il tondo. Oh, sopra. Sì, sì, sto guardando. Poverino, non attaccare tondo. Dicevo, esisteva già le cosiddette anche delle preistoriche crimini di guerra, dei preistorici crimini di guerra a questo punto? No, credo che dovremmo chiederlo a Barbero. Nella preistoria? No, è una preistorica, un preistorico crimine di guerra in quest'epoca. Ma guarda, no, che i romani facevano crimini di guerra, già deportati. Sì, ma credo che fosse più una cosa di opinione pubblica, non è che fosse regolamentato. Okay. Non è che gli stati, cioè chi vincitore si radunava e diceva: ehi, senti, hai fatto i crimini di guerra da 5 soldi. No, quello per la prima volta è stato fatto a Norimberga, prima non è mai stato fatto. Allora siamo nel giusto fino adesso, dai. Possiamo andare senza macchia. Ah, però hanno tirato fuori le unghie qua. Sì. Ma guarda che c'hanno 250 riserve, sì. Già sono ritornati a 250 uomini loro. Attualmente siamo in pari, nel senso che loro hanno 257 più 250 e noi abbiamo 409. Io farei allora la pace a questo punto. Diciamo che ti rimbalzo. Sì, dai. Ok, riusciamo solo a liberare una nazione, quindi decidiamo. Io libererei Nitra, che ha tre cose. No, vediamo che possiamo liberare la Bosnia. Sì, possiamo liberare la Bosnia, che ne ha sempre tre. Kelly, non possiamo liberarla, cazzo, questa sarebbe ottima come stato cuscinetto, però no. Possiamo liberare Slesia, no, va bene, dai, liberiamo Nitra e il resto ce lo facciamo dare in Danè, tanto possiamo sempre riprovarci, quindi... sì, signori, allora chiudiamo questa guerra con la conquista dell'Istria, Fiume e Lika, e la Baviera viene cacciata dal Mediterraneo e la liberazione simbolica di Nitra. Però invece dei soldi, vediamo se riusciamo a restituire un territorio a qualcuno. Vabbè, no. Prima chiediamoci se lo meritano di avere il territorio indietro. Se riesce a dare un po' di potenza alla Prussia non sarebbe male. Tanto lo riperderà subito, lo riperderà. Purtroppo costa troppo ridare i territori. Ma non se lo merita. O ci priviamo noi dei territori oppure ne vediamo ancora. Però la cacciata della Baviera dal Mediterraneo è di fondamentale importanza. Sì, garantiremo Nitra assolutamente. Inviamo la richiesta per questa pace. Ah, per una volta il messaggero non verrà ricoperto di calci e pugni. Oh, giustamente Nitra, come l'hanno fatta? Azzurra, certamente. No, se l'è fatta così da passare inosservati. E sono tra azzurri, mi sto tranquillo.
cerchiamo di mimetizzarsi. Tecniche di sopravvivenza. Bravo. Tecniche di sopravvivenza cartografiche, proprio. Nitra è già garantita dall'impero Nidalee. Ottimo. Abbiamo messo la nostra potente mano sulla sonita dicendo: tranquillo figliolo, ci pensiamo a noi. Vecchi nemici si incontrano a Padova. Siamo arrivati a garantire l'indipendenza della Lega Lombarda, perché questi sono stati alleati per 100 anni, poi gli hanno girato le spalle e si stavano inghiottendo. La Lega Lombarda dovrebbe veramente pulirci casa, farci da colf. Veramente, tanto è sotto la nostra protezione, guarda. Adesso la Baviera rimane solo alleata con Estonia e Rutenia. Mai è stata così isolata la Baviera. Mai così isolata la Baviera. Adesso dobbiamo recuperare il luogo. Raga, ho costruito tutto quello che potevamo costruire. Si vedono i soldi che mancano. Quanti casini hai costruito? Non quanti avrei voluto. Beh, direi che comunque... Che comunque? Dico, due schiaffi li abbiamo tirati. Minchia, a quattro braccia li abbiamo tirati. Sì. Questa è stata un'umiliazione pesante. Adesso giro. Tanto uno che si chiama Tondo ci sta dando delle sberle che... non sono apprezzabile. Più forte della Baviera. Che Bud Spencer in confronto faceva carezze. Occhio che abbiamo le truppe in attrito in saletto. Eh? No, incredibile. No, dopo tanti cometa, anni no. È ritornata la cometa. Non ci posso credere. Ma guarda. Cometa testarda, strumento del diavolo. Vabbè, però adesso non dovrebbe costarci così tanto una follia. 192 di potere amministrativo. Vabbè, però possiamo anche aspettare a vedere se è passo un menestrello, no? No. Però siamo ancora in embargo alla Francia, lo manteniamo? Ma la toglio, dai. Adesso si può togliere. L'abbiamo dato per un po'. Allora, vediamo un po'. Ho detto che lo revocavamo solo se mi accettava l'amicizia su Facebook. E se si iscriveva al canale di Broodir di Italian Gaming. Bravo. Vi ha accettato perché ha visto i contenuti. Di un certo livello. Certa classe. Certa sostanza. Ma i pirati... Sì, ragazzi, non tocchiamo i pirati, lasciamoli là. Io voglio avere una nazione di pirati su Earth of Fire. Alle Bahamas, poi. Evita quell'isolaccia lì. Taglieremo baffo di vernici. Attaccare i pirati con la mira con le navi. Dai, il capitano Lawrence Merry. Lasciamo lì là. È più diplomatico che che combattente. Gloria alla casata Calopragmosn. 5 di legittimità. Direi di sì. Sì, visto che eravamo scesi. Signor Vernici, ha costruito qualcosa? Sì. Ha costruita bene? Ho costruito tutto. Madonna, per davvero? Ha costruito tutto per davvero? Ma mica scherzo, inizi con la dice che spende i soldi. Nuovo titolo, Vernici il costruttore. Il fine costruttore. Il fine architetto. No, il quello fine no. Palazzinaro, altro. Fine. Beh, portinaio, Debora. Però, signori, qua è nata anche la Macba. Vabbè. La Nicea qua si è pappettizzata la Macba. No, c'è un bel po' la Macba che gira. Sì? Mm-hmm. No, c'è anche Albano ancora. Albano è là. Con i Vernici Ioannina è lì. Ioannina. Oh, Ioannina. Mirate alla testa. Mostra l'impeto. Morale degli eserciti più 15%. Adesso.
Allora, signori, noi non abbiamo nessun consorte e la nostra regina ha 22 anni. Quindi dobbiamo fare un matrimonio. Dobbiamo fare necessariamente un matrimonio. Quindi. Attenzione, il non serviva niente. Ilvio potentissimo. È uscito Ilvio. È uscito. Minchia, sei potente. È uscito Ilvio. Ilvio Vernizzi lo chiamiamo. La va bene? Ilvio Vernizzi. Scrivetelo tutti perché no. Lo faccio io. Oh, aspetta, Vernizzi non è lui, Vernizzi. Va bene, Ilvio Vernizzi, la successione è assicurata. Perché Sirto? Sirto è il principe consorte. Ah. Mobilità sociale. Ragazzi, abbiamo il primo erede maschio dopo 500 anni. Sì. Ci ha portato fortuna. Tra l'altro è una bestia. 6-4-5 è una bestia. Lui ha una grande responsabilità sulle spalle. È nato con tre palle praticamente. Non poteva che non chiamarsi un treppiede. Ha deciso di scendere in campo. Esatto. Dai, nuovi Fiandre, su, ribellatevi. Erano sposti. Che sto ordinando. Li ho visto lì in attrito, li ho spostati, ho visto che ne stava spawnando altri, ho detto sti cazzi. Calma, calma. Che Leoniti non si capisce un cazzo. È stato un bordello della Madonna. La Blitz è stata potentissima. Messico Britannico. Perfetto. Bella nave ammiraglio, signor Vernizzi. Comunque può tornare a 3. Come? Può tornare a 3. Comunque, signor Attilio, purtroppo il suo veto non può essere fatto perché non potendo fare matrimoni reali con i Kree, non arriveremo mai a 190 di... Programma garanzia. Con i Kree? Assolutamente. Ma che cazzo? Nessuno si attacca, scusa, io troppo papà. Ma non lo so, se gli viene l'embolo, che... vabbè, alleato. Siamo già due. Adesso dobbiamo mandare. Adesso sciolgo i legami, sciolgo l'alleanza con il Canate. Che no, okay. Abbiamo no, 8 minuti. Abbiamo 8 su 6. Dobbiamo rinunciare a qualcosa. Casus Belli contro Britannia. La flotta di Vernizzi perde 7 monete. No, okay. Mamma mia, la notizia più brutta era questa. Sì. Vabbè, c'è stata una tempesta. Sì. Allora, noi abbiamo il Canate, Lega Lombarda con garanzia e accesso militare. Poi abbiamo la garanzia... Potremmo fare un embargo totale ai Cree. Perché non possiamo confiscare più terre? Perché dobbiamo essere in pace. Ah, appena siamo in pace... Ma scusa, con chi siamo in guerra? Con quegli stronzi. Ma è infinita sta guerra. Tondoli. Poi mi fa ridere, no? Sono 100.000 truppe qua e sono soltanto sui nostri territori. Cioè, ma porca troia, ma andate a invadere gli altri. Cioè, la flotta di Australia e Gerusalemme che sta massacrando le vostre scialuppe. Commercio intercoloniale. Queste colonie sono parte del Mediterraneo. San Gennaro Marittimo guadagna più 10 di aspirazione alla libertà e guadagna 1 di mercantilismo, oppure noi perdiamo 1 di mercantilismo. Signor Vernizzi? Che vuole? Cosa? Un toast con crudo, speck e avocado. Dove che voglio? Rispondimi alla domanda. A me piacerebbe quel toast, però. No, sì, madonna, ti... Non ho fame. Sarebbe uno schifo. Anche io ho fame. Va bene, allora clicchiamo, misclicchiamo, vai, festival del misclick. Conflitto coloniale, qua ci sono lascia che la risolvi da soli. Sì, ma questa perdita di prestigio, però, perché due si rompono le palle non è carina. Questo è un bel posto. Signore, abbiamo due perché ovviamente dobbiamo supportare l'indipendenza di Messico Britannico e Nuove Fiandre. Abbiamo Lotaringia e Gerusalemme intoccabili, i Cree che sono un veto inutile di merda, e poi